Io comincio facendo lo schema così com'è nel libro al capitolo 6, quindi col riflusso che non va allo stripper ma va all'assorbitore. Ok? Uno metterà il feed a un terzo dall'altezza e un altro, sì, scusate, a un terzo dall'altezza. Uno di voi prova a mettere il feed a 2/3 dell'altezza e un altro magari prova a mettere il feed a metà colonna. Quindi allora a questo punto tu e Enrico dovreste farvi da subito la colonna con il riflusso del condensatore che vi ha al piatto 1 e il feed che non è messo al piatto 1, ma è messo più sotto. Quindi cominciamo a stabilire questa cosa. Io adesso faccio una colonna da 100 stadi teorici. Ok? Quanti? 100. Allora, facciamo 100 stadi teorici, perché tanto ragazzi la colonna è impaccata e rate based, quindi i piatti non sono piatti, tra virgolette, reali, sono piatti teorici del calcolo. Ok, ci ricordiamo questo. Quello che contano sono i metri di sezione impaccata. Quindi potremmo fare che Davide R fa entrare il feed al piatto, facciamo finta 20, ed Enrico lo fa entrare al piatto 40. Mentre io lo faccio entrare al piatto 1. Ok? Ok, va bene. Comunque quando Allora, l'abbiamo quindi, fatta, andiamo subito. per riassumere, le proprietà termodinamiche sono già date per buone. Stiamo usando il template della Spentec per la CO2 con la metiletanolammina. Allora, una nota sullo stream di input. Allora, io qua ho già disegnato per come punto di partenza nel flowsheet questa sezione. Quindi la pompa e lo scambiatore di calore rigenerativo tra l'ingresso e il prodotto. Ok? Allora, le condizioni di ingresso. Questo è il solvente da rigenerare, che è quello che viene dall'assorbitore e nel libro lo trovate a pagina 59, mi sembra. O giù di lì. Rich solvent. Allora, lasciate perdere il flow rate, perché il flow rate poi è modificato. Quello che conta sono le concentrazioni. Ok, quindi il Rich Solvent è a pagina 61 e comunque lo potete vedere anche qua sul mio schermo. Il solvente rigenerato, il Lean Solvent, viceversa, è a pagina 59. Quindi praticamente, dato il mio input, io dovrò far lavorare l'assorber in modo da produrre un prodotto uguale all'insolvent. Allora, la pompa manda le cose a 1,8 bar. La spiegazione la si trova all'inizio del capitolo 6. Ok, praticamente dice qua, è stato trovato che nei casi di stripper della mea della CO2 è meglio lavorare a una pressione un po' più alta di quella atmosferica per via di come l'anidride carbonica e l'acqua tendono a vaporizzarsi. Praticamente, se uno vuole farsi la spiegazione, la trova a pagina 69. Valutando le equazioni di Clausius-Clapeyron, hanno visto che la pressione parziale della CO2 aumenta più rapidamente
di quella dell'acqua all'aumentare della pressione, e quindi sarebbe benefico andare su in pressione. Ma nessuno lavora a pressioni più alte di 2 bar, dice, perché sennò aumentando le pressioni aumenta anche la temperatura a cui satura la miscela, e aumentando troppo la temperatura la metiletanolammino si degrada. Ok. E quindi hanno deciso gli autori di questo libro, sulla scorta della letteratura, che 1,8 bar sono una pressione sufficiente. Amen. Condensate temperature. Allora, la temperatura del condensatore, ragazzi, il condensatore lo simuliamo come un blocco flash esterno alla colonna. Quindi, fissando la sua temperatura, noi andiamo a fissare automaticamente la frazione di CO2 nel vapore. Qua dice il libro, se uno analizza i diagrammi di fase, proprietà termodinamiche e tutto, trova che deve mettere il condensatore a 308 Kelvin per ottenere uno stream di uscita fatto al 96% da CO2. Amen. Antonio? Sì? Perché? Metti un flash a parte e non fai il condensatore parziale, o è la stessa cosa? Cioè, dovrebbe essere la stessa cosa, no? Perché così facendo praticamente non devo smanettare in colonna l'opzione del rapporto di riflusso, cioè io regolo la portata di roba strippata agendo o sul calore di caldaia o direttamente sulla specifica di colonna che mi dà la roba strippata. Dopodiché esco, condenso a una certa temperatura, boom, basta. Allora, praticamente, Davide, potrei ottenere lo stesso risultato fissando la temperatura del condensatore in colonna. Sì, è quello che intendevo dire. Però poi faccio dei casini, perché tu sai che quando la colonna ha sia ribollitore che condensatore in Aspen, sono costretto a dare 2 specifiche nella tendina iniziale. Si sente più. Si sente più, infatti. Se la connessione va giù un attimo, lo sapete, dovete semplicemente aspettare. Sì, sì. Allora, praticamente, ti stavo dicendo, il problema è che se io tento di fare questa cosa con un condensatore che è direttamente incluso nella colonna, nella tendina iniziale della schermata delle specifiche non posso usare la temperatura di condensatore come specifica, ma dovrei trovare io il rapporto di riflusso giusto che equivale alla temperatura in cima giusta, quindi dovrei fare un passaggio in più. Ad ogni modo, facendo il condensatore esterno converge, cioè non vi preoccupate, non parla. Ci prendiamo una rad frac, usiamo l'icona di una rad frac impaccata con solo il reboiler, così non facciamo confusione. Ok. Oh, D'Artagnan, ricordati che le icone sono solo un ausilio grafico, ma sì, sì. Qualsiasi icona tu prendi è sempre la stessa roba. Allora, grazie del reminder. Dentro sto coso, qua, perfetto. Poi facciamo un'uscita, anzi no, allora mettiamo poi un flash 2 per fare il condensatore. Allora, vapor distillate dentro al flash. E qua cominciamo la differenza. Allora, io il liquido che esce dal condensatore lo mando via per i fatti suoi, mentre Davide Ripamonti ed Enrico lo ributtano come feed dalla colonna, ok? E poi l'uscita da sotto la caldaia. Oh, aspetta, non ho capito. L'S3 lo devo rimettere come feed? Tu il liquido che esce dal flash lo devi rimettere come feed di colonna. E idem Davide Ripamonti. Mm.
chiara l'idea? Quindi questo è lo schema. Allora, ripeto, Davide e Enrico avranno questo riflusso che rientra in colonna. Io sono libero, invece. Tu segui me. Va bene. Cioè, lo dovete mettere qua come feed dalla colonna e poi dentro aggiustiamo. Io l'ho messo, sono a posto. Allora, per tutti gli altri, prendiamo poi un mixer. Stiamo seguendo la figura a pagina 68. Quindi, eccetto Davide R. ed Enrico, gli altri mixiamo il riflusso a valle. Cioè, lo mixiamo col prodotto di caldaia a valle dello scambio termico. Ok. Quindi questo è lo schema di base. Davide R. ed Enrico non hanno il mixer, hanno il riciclo che va in colonna. Allora, cominciamo a entrare dentro e a vedere. Allora, equilibrio no, rate based. 100 stadi, no condensatore, il libro fa la simulazione agendo sul calore di caldaia. Allora io ho provato, che non è proprio la migliore specifica, ecco, vedete, a pagina 71, packing heat, bla bla bla, reboiler duty. Allora, se volete specificare la colonna dandogli il calore di caldaia, liberissimi. Io ho notato che non è la specifica più robusta in assoluto. Preferisco dargli il distillate rate. Mm-hmm. Allora, comincio a mettere 1500, anche se non è quello giusto. Ma è solo così per dargli una specifica e farlo partire. Allora, stream, occhio. Allora, la specifica di base è che il solvente ricco entra allo stadio 1, on. Davide R., abbiamo detto, glielo mette al 20 ed Enrico al 40, tipo. Ok. Allora, Davide ed Enrico dovreste avere il riflusso che rientra qua. Sì, okay, sì, sì. Perfetto. Allora, questa l'abbiamo fatta giusta. Allora, pressione. 1, anche 8. Riciclo al 20, Antonio? Rich, non riciclo. E come si chiama, quello che gli caccio dentro dopo il flash? No, il rifiuto anche quello al 20. Al piatto 1. Quello lì all'1? Ok. Il riflusso del condensatore al piatto 1. Va bene, va bene. No, perché Aspen vuole per forza un liquido al piatto 1 in una colonna. Eh sì, se no ti dice che asciuga. Non puoi fare altrimenti. Dice, no, ti fa drying del piatto. Allora, come pressione 1,8 bar. Mm-hmm. Qua non mi ricordo se c'era scritto qualcosa sulle perdite di carico, ma mi sembra di no. Allora, tra parentesi, un'altra cosa con le condizioni di inizio. Allora, come ho specificato lo scambiatore, allora, 2 gradi di sottoraffreddamento allo stream liquido in ingresso. Praticamente lo stream in ingresso deve essere quasi saturo. Perché il libro diceva di metterlo saturo. Temperature is initially fixed to the boiling point. Since it is typical for the stripper to send the feed as a saturated liquid, secondo la reference 9.10. Allora, il problema è che per esperienza io non mi fido di mettere su Aspen una specifica di portare le cose a saturazione. C'è sempre una probabilità abbastanza alta che
succede qualche casino. Quindi con 2 gradi di sottoraffreddamento sono molto più tranquillo che Aspen sta buono e tranquillo. Cioè non si sa mai. Tanto non cambia niente. Ragazzi, si impalla con i calcoli vapor liquid. Sì, ho proprio paura di quello. Allora, aprite un attimo la tenda delle specification adesso. Reactions. Bisogna caricare, allora, dallo stadio 2 allo stadio 99, le reazioni di stripping, che sono definite da un'altra parte nella termodinamica del flow sheet. Allora, non le metto da 1 a 100 perché 1 è dove entra il feed e 100 dove c'è la caldaia. Quindi sono i 2 punti in cui io posso supporre che valgano gli equilibri termodinamici. E non mi interessa simulare anche la cinetica di reazione lì. Infatti, se voi andate a vedere su Block Options, vedete che comunque gli equilibri sono caricati e valgono quindi in tutti i punti del flow sheet dove non vale la cinetica. Ok. Allora, column internals. Add a new. Add a new. Rating. Allora, da 2 a... Ma io potrei anche mettere da 1 perché non ho il condensatore. A 99 perché la caldaia invece ce l'ho. Lo rimettiamo a 2? Sì. Allora, cosa dice qua? Allora, dov'è che specificavo come riempirlo? Forse è un capitolo dell'assorbitore. Di solito usiamo il Mellapack. Sì, era il Mellapack 250Y. Solo perché volevo ricordarmi che pagina... Vabbè, comunque. Allora, facciamo Packed. Mellapack. 250Y. Allora, e cominciamo. Allora, il primo passo per trovare il calore di caldaia minimo è mettere altezza infinita. Quindi, cominciamo 30 metri d'altezza e, non lo so, 7 metri di diametro per star tranquilli. È abbastanza grande per questo tipo di cose. Secondo i calcoli di Aspen, sì. Ah, ok. E comunque non sto andando alla cieca. Qua gli autori dicono che il diametro sta tra 6,8 e 6,9, quindi... No, ok, più sull'altezza che dicevi, farla l'altezza tipo infinita. No, no, l'altezza... È assurdamente alta perché all'inizio, non sapendo quale sia il vapore di stripping che ti serve, tu praticamente ipotizzi che se la colonna avesse una superficie di scambio molto molto grande, cioè un'altezza molto molto grande, allora ti serve meno vapore. Perché? Okay, sì. Se tu hai a disposizione un impaccamento virtualmente infinito, l'unica cosa che conta è l'equilibrio termodinamico. La cinetica di reazione e la cinetica di trasporto fa in tempo ad andare a saturazione se tu hai un'altezza infinita. E quindi la quantità di vapore che ti serve all'altezza infinita è solo quella a cui ti vincola la termodinamica, non la cinetica. Okay. E infatti poi il gioco è ridurre l'altezza per vedere quando la cinetica ti toppa.
Allora, su rate based modeling cominciamo poi a fare. Allora, intanto do un'occhiata qua dentro a come sta compilando le cose. Sì. Rate based setup. Allora, ricordiamoci che noi avevamo fatto un modello in cui le reazioni avvengono quasi tutte nel liquido, non nel vapore. Quindi il reaction condition factor andava cambiato da 0,5 a 0,9. Feed discretization ratio avevamo messo 10, perché il capitolo 2 indicava 10. E il resto lo avevamo lasciato così com'era. Section rate based flow model mixed, cioè praticamente i 100 stadi di calcolo sono come 100 stadi di liquido e vapore mescolati, messi in serie. Questi non li avevamo toccati. Allora, vapor pace consider film, cioè c'è solo il trasporto ma non le reazioni. Liquid phase invece c'è discretize film ed erano 5 punti di discretizzazione. Discretize film vuol dire che c'è sia il trasporto che le reazioni. E il resto così com'è. Design. Allora, design mode to calculate column diameter. Yes. Allora, base flood glielo lascio il suo default. Base stage è lo stadio a cui Aspen suppone che la portata di vapore sia massima. E quindi lo stadio più critico per il calcolo del diametro. Proviamo. Al massimo poi ritorno sui miei passi. O se no magari all'inizio metto 50. 50 è metà e vediamo. Allora, required input incomplete. Manca da specificare il condensatore. Allora, il condensatore, la regola, allora, dice di specificarlo con una temperatura di 308 Kelvin. Quindi, pressione 0, che significa aperta di carico 0, e temperatura 308,1 Kelvin. Ma è molto lento, è normale? Sì, certo. Anche a me sta ancora calcolando. Infatti anche a me. Ok. Vabbè, aspettiamo. Alla prima volta è molto lungo da calcolare una colonna rate-based. Soprattutto quando non converge. È vero, l'altra volta avevamo aspettato tipo 40 minuti e ancora non aveva finito. Ma tra l'altro... tra l'altro una cosa vi devo dire su questo punto, ho forse scoperto qual è il motivo, perché stamattina stavo cominciando a fare le colonne rate base per la prossima video lezione, dove però non ci sono reazioni chimiche dentro e viaggiano molto più velocemente, quindi il problema secondo me è, diventa molto lento quando ci sono le reazioni chimiche cinetiche. Può essere, perché per esempio io stamattina ho simulato due colonne così, ma non ci ho messo tutto questi minuti. Ottimo. Beh, allora mi confermi più o meno la cosa, che è colpa di avere le reazioni che dentro. Io comunque ho completato la simulazione con errori. Mi dà errore sul stripper. Sì. Allora, ascolta però, Francesco, ci sono due generi di... Un conto è, sai che al primo giro, vedi qua sul mio pannello di controllo, sì. Prima ha fatto i calcoli di equilibrio e poi ha cominciato a fare il rate set convergence. Dov'è che ti ha dato errore? Alla fine della seconda serie o alla fine della prima? Allora, come faccio a vederlo? Perché a me ha già finito. Devi tornare su nel pannello di controllo e vedere dov'è che ha scozzato.
Vado a vedere. Se dici che ci ha messo, perché se dici che ci metteva tanto, però dovrebbe essere il secondo caso. Probabilmente hai fatto una cosa simile alla mia. Io sì, uguale. Ok. Allora, io in questo caso proverei ad aumentare il numero di iterazioni, perché comunque quando sono arrivato in fondo, il trend dell'errore era in diminuzione. Sì, perché mi ha dato lo stesso errore. Bisogna modificarle anche qua. Mm-hmm. Cioè, non che mi faccia male averne 50 a disposizione anche per il calcolo di equilibrio, però nel nostro caso il calcolo di equilibrio già convergeva. Ok. Adesso Alessandro ha scoperto quello che io ho detto mezz'ora fa, cioè che la caldaia la consideriamo in equilibrio, non con le reazioni cinetiche. Ok. E qua siamo a posto. Poi, nella colonna mi manca red base, numero di stadi 100, nessun condensatore. E le specifiche di colonna quali sono? Ah, allora metti 1500 kmol ora distillato. Ok, distillate 1500. E reflux ratio non c'è, qual è l'altra? Nessuna, basta, ok, perché mi è andata a posto. Perché siamo rate base probabilmente, quindi no, basta una. Perché no, se hai sia il condensatore che la caldaia devi mettere due. Se hai solo la Ah già, caldaia ok. o solo il condensatore devi mettere una. Ok. Sì, scusatemi, ma sono No, assolutamente beh, considera che pulente. già sei capitato nelle esercitazioni di livello intermedio, ma nonostante ciò non hai rotto le palle per come si connettono gli stream e i blocchi. Quindi, No, quello lo so. in realtà non sei così pippa come millanti di essere, cioè ci hai Sì, ho giocato capito. per conto tuo abbastanza da riuscire a connettere gli stream dentro i blocchi. Io sono principiante su Poco Solare, quindi nel senso, mal che vada. No, devo un attimo riconnettere, poi mi fai un attimo vedere il flow sheet se non disturbo Antonio un attimo. Proviamo. Antonio, mi hai dato un Ok. altro errore. Allora adesso vedo cosa succede a me, poi vediamo strategie di troubleshooting. Ok. Comunque, allora, in genere la strategia di troubleshooting più next step è, Francesco, cominciare a manipolare il distillate rate dopo aver fatto reset, però. Ok. Va bene. In genere, se lo manipoli verso il basso, la colonna va. Allora, vado via Comunque a me mi tutto. dice che non è in mass balance lo stripper. Allora, idem. Metti un distillate rate più basso e fai reset. Ah, allora, Enrico, tu potresti avere anche il problema che tu hai una simulazione a convergenza perché hai lo stream che dal flash torna in colonna, giusto? Sì. Allora, prova magari a specificare che il reflusso è fatto da 800 kmol/h di acqua a, cos'erano, 308 Kelvin. Oh, a me, vediamo un po'. Ok. Allora, mi dà un messaggio d'errore che però non è relativo alla convergenza, è relativo al fatto che ho scelto male probabilmente il base stage. Francesco, forse era questo l'errore che ti dava. No, mi diceva che il diametro della colonna potrebbe essere troppo Ah, piccolo. no, ma quello è un errore farlocco. Ti ho fatto Ah, esitare ormai. per niente. Comunque, Ormai. allora basta andare qua. Allora andiamo adesso su Profiles. Quando ha finito, sì, volentieri. Vapor Flow. Ok. Allora, in questa simulazione il Vapor Flow è massimo in fondo alla colonna. Quindi io adesso vado di nuovo qua su Geometry. Anzi, no, scusate, Rate Base Setup Design. Ok. Metto Base Stage 99. E molto probabilmente eliminerò alcuni messaggi di errore. Probabilmente, ovviamente non è garantito.
Comunque, aver aumentato le iterazioni è servito perché, guardate, passando dalla 25esima alla 29esima, l'errore è caduto di quanto doveva cadere. E Madonna santa, l'ennesima sigla di ambulanza. Sono due settimane che mi stanno dando in testa, eh. Ah sì? Sì, da quando il telegiornale ha cominciato a dire che i contagi stavano diminuendo, qui le ambulanze le sento almeno tre volte al giorno. Boh, non è la potenza dei media, delle notizie false dei media. Ma poi è tutto tranquillo dall'inizio, te l'ho detto. Dove cazzo è lo... Ok. Allora, ha finito con errori, vediamo se è sempre lo stesso l'errore. Sì, l'errore è sempre quello. Dice. Ma tu hai la paletta rossa anche? Sì, sì. Ah, hai anche la paletta rossa. E il messaggio... Provo a mettere Base Stage 99. Prova a mettere Base Stage 99. Vedi, io adesso avendo messo Base Stage 99 sono azzurro, tranquillo. Allora, per chi converge, cominciamo a farci un trip sui risultati della colonna. Allora, la cosa più banale che vi dicevo. Vedete su Profile. Vaporflow. E quindi ci dice che, in effetti, mettere Base Stage 99 era la scelta giusta. Perché in questa simulazione il flusso di vapore è altissimo in fondo alla colonna. Perché dove c'è il ribollitore. Banalmente. Cioè, non solo, ma anche per quello. Poi, nei risultati, possiamo vedere la specifica che dobbiamo tenere d'occhio, poi. Heat duty del reboiler. Che in megawatt fa 98. Secondo la guida dobbiamo arrivare ad almeno 130-140. Ok? Ancora non ci siamo. Perché non ci siamo? Beh, molto semplice. Basta andare a vedere un salto negli stream result cosa stiamo combinando. Allora, S4 lì. Allora, il solvente rigenerato abbiamo detto che erano le specifiche a pagina 59-58, quel che è. L'insolvent carbonization. Ok, lo 0,05 in massa di anidride carbonica e lo 0,3 in MEA. Quindi, mass fraction add properties. Apparent component mass fraction VX up. Ok. Ok. Senza available con riciclo. Woohoo! Bravo Ripa. Allora ci siamo quasi. Allora l'insolvent è abbastanza lean. Allora vediamo il distillato. Pronto? Mi sentite? Sì. Allora, non stiamo facendo fuori tutta l'anidride carbonica che entrava, ok? Mi seguite?
perché in ingresso avevamo 1350 kmol/h di carbonato, altri 47 di bicarbonato, ma stiamo mandando al vapore soltanto 1048 mol di CO2. Quindi ancora non ci siamo. Mi seguite? Più o meno. In più l'anidride carbonica in fondo è troppa, è il 9%, mentre il target è il 6,5%. Ok? Quindi il prossimo passo è, con una colonna di altezza infinita, andiamo a vedere qual è il calore di caldaia minimo che ci serve. Allora, prima però, a parte Davide e Enrico che hanno il riciclo già chiuso, ripeto, a parte Davide ed Enrico che hanno il riciclo già chiuso, noi adesso connettiamo il riciclo, ok? Allora, per comodità, io il riciclo me lo connetto qui. Quindi, prendiamo una valvola. Una valvola? Sì. Valve, ok. E facciamo la connessione. Non staccate lo stream dal fondo della colonna e non staccatelo dallo scambiatore. Fate le connessioni solo picchiando dentro gli stream della valvola dalle parti giuste. E poi la valvola gli diciamo di andare a pressione atmosferica. Quindi da ora in poi noi valutiamo i risultati. La concentrazione di ammina nello stream degenerato la valutiamo a valle del mixer,